Sono state approvate definitivamente dalla Giunta regionale le nuove linee guida che consentono di procedere con l'applicazione della legge sul reddito di inclusione sociale, con alcune novità. Saranno infatti i comuni a cui verranno trasferite le risorse che stileranno le graduatorie degli aventi diritto. Un altro elemento di discontinuità rispetto al passato è il target dei destinatari. Sono stati introdotti anche i singoli e i conviventi da 6 mesi in poi, di cui almeno un componente sia residente in Sardegna oltre i 2 anni. Il programma regionale di contrasto alla povertà prevede che l'ammontare del sussidio salga da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro. Resta salvo il sussidio nazionale da un minimo di 80 ad un massimo di 400 euro, senza che le due misure si escludano a vicenda. Anzi, per richiedere l'accesso al REIS è necessario aver fatto richiesta per il SIA. L'integrazione fra le due misure viene realizzata attraverso un ordine di priorità e partendo da una soglia ISEE di 3.000 euro e fino a 6.000. Con queste modifiche, dice l'assessore alla sanità e delle politiche sociali Luigi Arru, la Giunta accoglie in rilievo le osservazioni espresse dalla sesta commissione del Consiglio regionale, condivisi con l'ANCI e con l'Alleanza regionale contro le povertà. La nostra priorità, precisa, riferendosi alle polemiche che hanno accompagnato la gestazione di questa misura, è sempre stata quella di facilitare il percorso. Il REIS sarà erogato per il 2017 in denaro, non tramite una carta acquisti come nel SIA, previa stipula da parte del beneficiario di un patto con il comune, dove verrà definito il programma di inclusione attiva che la persona si impegna a realizzare.